Ben trovati amici all'ascolto della visione dell'informazione raccontata, tanti argomenti, quindi andiamo subito a salutare l'ospite del primo approfondimento, Luigi Savoca, coordinatore regionale di Italexit. Buongiorno. Di Gianluigi Paragone. Allora subito la prima domanda, perché siamo così in ritardo con i vaccini? La Sicilia è addirittura ultima in Italia per le fasce oltre gli 80 anni, la fascia oltre gli 80 anni e i fragili. Beh, le motivazioni sostanzialmente sono due. La prima è una questione di atavica disorganizzazione del nostro sistema sanitario regionale che tutti i siciliani ben conoscono e che quindi ha portato al fatto che poi concretamente, al di là dei proclami, quando si scende nella concretezza della distribuzione organizzata dei vaccini, ci sono tante falle, ci sono tante intralci burocratici e quindi tante volte non si riesce effettivamente a sviluppare quel potenziale che si dichiara. Ma c'è anche un secondo motivo che del resto anche la stampa locale ha riportato, e cioè il fatto che molti siciliani a ben vedere sono molto dubbiosi sull'efficacia di questi vaccini e sui pericoli connessi alla diffusione di questi vaccini, anche perché ricordiamolo, si tratta di non tecnicamente di vaccini perché non sono stati neanche approvati dall'EMA, ma si tratta di una terapia genica sperimentale, la cui sperimentazione finirà tra circa un anno e mezzo e che è stata soltanto autorizzata provvisoriamente dall'AIFA. Quindi in buona sostanza noi stiamo sperimentando sulle persone umane invece che sui topi gli effetti di questa nuova terapia, e questo insieme alle notizie anche al passaparola di tante reazioni negative anche in termini di salute, che al di là dei soggetti che si sospetta siano morti a causa del vaccino, i casi che hanno riportato i giornali, ma anche nel passaparola si sa di tante persone che si sono vaccinate e che hanno avuto delle reazioni anche abbastanza importanti, febbre alta, sono state male. Quindi queste cose hanno messo molto in guardia la popolazione e quindi noi abbiamo visto il fatto che tanti siciliani che potevano recarsi alla vaccinazione poi non hanno disdetto anche le prenotazioni. Del resto il nostro governo non eccelle per rassicurare i cittadini. La vicenda dell'AstraZeneca è nota a tutti: prima era sopra i 60, poi sotto i 60, poi 55-59, eccetera, eccetera. Ora il generale Figliuolo ha deciso lui che sotto i 60 anni bisogna diffonderlo, in contrasto con quello che ha detto l'EMA e in contrasto con quello che dicono in altri paesi europei. Faccio l'esempio classico della Danimarca, che notoriamente è un sistema civile con un ottimo sistema sanitario, in cui l'AstraZeneca è stato semplicemente vietato, come pure il Johnson & Johnson. Per cui la gente si chiede: ma come stanno le cose? Dov'è questa certezza della scienza? E nel dubbio, giustamente, è molto cauta rispetto a questa. Infatti sono rimasti in frigorifero, in frigo, tantissimi vaccini, esatto. Soprattutto in Sicilia con AstraZeneca, insomma c'è tanta perplessità da parte della gente. Velocemente sulla iniziativa di Musumeci, questa fuga in avanti, diamo il via alle prenotazioni per... Lo accennavo prima, esatto, Musumeci, per i cinquantenni, sì, esatto, Figliuolo non è d'accordo. Figliuolo, che pure è un vaccinista, uno che vuole vaccinare a tappe forzate, però essendo più in contatto con gli organismi ufficiali dello Stato, che sono molto cauti comunque rispetto all'andamento di questi vaccini, ha messo un parziale freno rispetto a Musumeci. Vuole così assumere la veste del decisionista, di colui che ha la capacità di decidere, e un po' in linea con quella che è la sua storia personale e politica, vuole assumere questa funzione, che quindi salta la problematicità delle questioni, salta anche quelli che sono i pesi e i contrappesi di una decisione complessa in cui bisogna valutare i vari aspetti, e ha deciso lui, dall'alto della sua assoluta ignoranza in campo medico e scientifico, come bisogna fare. Insomma, non mi sembra un buon modo di procedere.
Allora, torneremo a parlare di politica regionale tra poco, intanto andiamo in Piazza Università per fare la sintesi, per proporvi la sintesi con le immagini e le testimonianze di cosa è avvenuto oggi. Sono scesi in piazza per l'ennesima volta, l'ultima volta credo a febbraio, il mondo del wedding, tutti gli operatori collegati al mondo dei matrimoni, degli eventi, delle cerimonie in generale, e il nostro Sandro Gaglio insieme ad Anna Pia Panassidi sono stati in piazza. Oggi Sicrapress ha proposto anche un live stamattina proprio intorno alle 10 per sentire le voci dei rappresentanti delle varie categorie, e ora vi proponiamo questo servizio in sintesi su cosa è avvenuto oggi nel mondo del wedding in Piazza Università a Catania. Non siamo gli untori, questo è il messaggio che un'intera categoria oggi vuol far sentire qui in Piazza Università, la categoria del wedding, dell'organizzazione di eventi, catering e tutto ciò che concerne l'organizzazione di un matrimonio. Ciò che chiedono oggi è la ripartenza, una ripartenza sicura, perché questo non è un settore che può vivere di improvvisazione. La situazione oggi è sotto gli occhi di tutti, ci siamo stancati e siamo qui. Ma innanzitutto abbiamo bisogno di avere una data adesso, basta, cioè abbiamo bisogno di avere una data, perché non possiamo stare dietro ai numeri che ogni giorno ci danno il Comitato Tecnico Scientifico su chi si ammala. Non si ammalano per colpa nostra, dobbiamo ripartire come è ripartito tutto, siamo al collasso, perciò non abbiamo altro che pretendere una data. Non siamo noi gli untori, ogni giorno vediamo che questi numeri sono sempre su una linea. Allora, se la ristorazione non ha colpa da questo punto di vista, perché non possiamo riaprire? Che la sua vita, da quando sono nati i colori, com'è cambiata? Cambiata totalmente ancora prima che arrivassero i colori, perché comunque è da un anno che siamo totalmente fermi, anche se c'è stata una piccola ripresa l'anno scorso in estate, ma ora è ancora peggio, perché mentre c'è una ripresa per tutte le attività, per quella degli eventi siamo completamente fermi. Abbiamo la speranza che si ritorni a lavorare, perché alla fine noi chiediamo solo di lavorare, non stiamo chiedendo nient'altro. Io ho percepito che il mondo del wedding planner, non ha un codice ateco che è quello che li distingue, no. Ma singolarmente abbiamo il fotografo, il ristoratore. Allora, e sì, tutto questo praticamente, pur detto più volte, mi sa che non è stato recepito. Allora, è proprio la figura della wedding planner che non è concepita, non è riconosciuta e non è nemmeno regolarizzata. Quindi purtroppo ci ritroviamo ad affrontare anche un problema che magari, che ne so, nel campo del wedding il fotografo, il fiorista non hanno, ma che si trova ad avere la wedding planner proprio perché non ha una regolamentazione della sua attività. Abbiamo bisogno di certezza, abbiamo bisogno che in realtà ci dicano come ricominciare, perché adesso è proprio necessario per tutti gli operatori del settore, per tutti questi ragazzi che da più di un anno sono fermi, perché dobbiamo dare risposte, perché abbiamo tanti clienti che hanno voglia di farci lavorare, hanno voglia di festeggiare, e non è possibile che tutti sono ripartiti ma soltanto il nostro mondo, il nostro settore è stato praticamente dimenticato. Anche la categoria dei fotografi è una categoria altamente penalizzata da questa pandemia e soprattutto dimenticata ancora una volta dallo Stato. Abbiamo ricevuto dei ristori, cominciando dai 600 euro famosi presi per due volte nel 2020, ma tenete presente che qualsiasi ristoro sia stato erogato è stato assolutamente inadeguato a supportare quelle che erano le spese vive delle nostre attività. Noi viviamo di programmazione, non siamo paragonabili a nessuno delle attività commerciali, perché chi si sposa programma anche un anno prima, e nel momento in cui ci sarà la data ricominceremo a vedere la luce per iniziare nuovamente il nostro lavoro, con l'augurio che chi ci governa abbia contezza di quello che è la nostra situazione. Il comparto che voi rappresentate è stato danneggiato più di altri, ma soprattutto voi avete l'assoluta necessità della programmazione, non potete permettervi di avere notizie a distanza di 12 o di 24 ore, cosa che in realtà, ahimè, è accaduto nei vari DPCM. Oggi, a distanza di 14 mesi, vi è l'assoluta necessità di alcune certezze all'interno di un contesto pandemico drammatico che ha determinato effetti nefasti per la salute pubblica, ma che sta determinando altresì
effetti nefasti per l'economia della nostra nazione, del mondo intero, ma permettetemi di dire, noi viviamo all'interno di un contesto territoriale dove l'economia è molto più debole e dove viviamo in maniera amplificata i problemi determinati dal Covid-19. Queste dunque le immagini e le testimonianze, non ultimo il sindaco, di quanto è avvenuto oggi in Piazza Università a Catania, il mondo degli eventi in piazza. Presente anche Italexit con Luigi Savoca, qual è stata la tua impressione e qual è lo scenario secondo te? Sì, io ero presente per portare la solidarietà del nostro partito a questa categoria particolarmente danneggiata, ho ascoltato con la massima attenzione quelli che sono stati i vari interventi, diciamo, che si sono succeduti in piazza. Quello che devo dire è che, diciamo, si tratta di un settore in ginocchio. Il punto fondamentale, a mio avviso, la riflessione che vorrei, diciamo, esercitare è questa: ma siamo veramente convinti che questa crisi drammatica in cui versa questo settore dipende unicamente dalla stupidaggine, dall'ottusità burocratica, dall'indifferenza del governo, oppure c'è un disegno preciso contro lo stile di vita mediterraneo, contro il food italiano? Io oggi ho visto una notizia che mi ha rabbrividito: la Commissione europea ha approvato l'utilizzo, diciamo, ai fini così, diciamo, la diffusione come cibo dei vermi prodotti dalle farine. Secondo un giudizio per cui questi vermi hanno ottimi contenuti organici, hanno proteine e così via, si è autorizzata, diciamo, l'utilizzazione di questi vermi proprio per diffonderli, diciamo, come cibo nei supermercati essiccati e così via. Porto questo esempio per dire come ci sia tutta una tendenza da parte dell'Unione Europea, che non si riscontra soltanto per i vermi, ma poi sappiamo anche la questione degli zuccheri, il barbabietola per i vini, la questione del glifosato per il grano canadese, eccetera, 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 cioè un vero e proprio attacco allo stile di vita mediterraneo, a quella che è un'eccellenza italiana, è appunto il cibo, ma non solo il cibo, è anche, diciamo, quel cibo unito anche alle nostre bellezze naturali. Non è un caso che, diciamo, già da diversi anni era in atto una tendenza da parte, diciamo, specialmente dei ceti più agiati a livello internazionale, di venire a sposarsi in Italia e in particolare in Sicilia, perché proprio qua ci sono le migliori location, ci sono, diciamo, le migliori strutture, c'è il miglior cibo, la capacità di organizzare eventi. Ecco, questa ricchezza italiana del Made in Italy, come in tanti altri campi, anche in questo campo viene colpita dalle politiche dell'Unione Europea, e quindi pensiamo che forse non è un caso che questo settore sia stato così bistrattato, diciamo, dal governo italiano. Ecco, la prospettiva per quanto riguarda le riaperture, voi come Italexit, con Gianluigi Paragone, quale posizione avete preso? Noi abbiamo già detto da tempo che siamo per la riapertura, perché riteniamo che i dati alla mano dimostrino che l'Italia, che è il paese che più ha effettuato le chiusure, abbia i peggiori dati del contagio rispetto ai paesi in cui invece queste, diciamo, misure così rigide non ci sono state. Cito il caso oggi della straordinaria vittoria a Madrid della rappresentante del Partito Popolare, che si era caratterizzata contro le riaperture e che ha raddoppiato i voti del partito, proprio perché ha assunto questa precisa posizione. Vorrei anche ricordare che ci stanno bombardando, ci stanno terrorizzando di fronte all'evidente calo dei contagi, diciamo, in Italia. Contagi che poi non sono contagi, perché sono positivi, che significano persone che hanno il virus, non che sono malate, come abbiamo ripetuto tante volte. Ebbene, allora ora stanno facendo una gran cassa sulla questione dell'India, dicendo l'India. Bene, ma puntano su che cosa? Sulla disattenzione, forse sull'ignoranza matematica e geografica degli italiani. In India ultimamente ci sono in media 3.400 morti dichiarati per il Covid, anche se qui sappiamo che non sono morti a causa del Covid, ma con il Covid, ma non riapro questa discussione. Comunque sta di fatto che, rapportato alla popolazione dell'India, che è di 1.300.000.000, si tratta, cioè in India ci sono molto meno morti che in Italia.
Questa è la realtà. E l'India non ha un sistema sanitario, ha condizioni, diciamo così, ambientali terrificanti. Tutti noi sappiamo la sporcizia, diciamo, le condizioni in cui vivono in India, eppure hanno meno morti che in Italia. E ci stanno a parlare dell'India come se ci dovessimo spaventare dell'India. Green Pass per viaggiare in Europa e non soltanto, quindi certificato, diciamo, vaccinale per certi aspetti, o comunque di buona salute, perché di questo parliamo, no? Le soluzioni sono queste: o hai avuto il Covid e sei certificato. Non di buona salute, ma di, diciamo, di non avere il virus del Covid. O le vaccinazioni completate e ho il test molecolare fatto da entro le 24 ore. Quindi non è un certificato di buona salute, si può stare benissimo in buona salute. Milioni di italiani sono in buona salute, anche se facendo il tampone magari si riscontra che hanno avuto in passato, hanno il virus del Covid, che è uno dei miliardi di virus che ci sono nel nostro organismo in maniera assolutamente normale, e da cui ci difende tranquillamente il nostro sistema immunitario. Vediamo un governo che di fronte al fatto che lo stesso garante della privacy si è dichiarato contrario al pass vaccinale, insiste diciamo, per il pass vaccinale, una misura che da una parte è un ulteriore attacco, diciamo, alla nostra economia, al turismo italiano, che chiaramente con questi presupposti, diciamo, andrà incontro a un'altra stagione disastrosa, e dall'altra anche una misura assolutamente inutile, insensata. Basti pensare che già si è dichiarato che chi ha i vaccini può essere contagioso e deve continuare a osservare le misure di sicurezza. Già questo solo fatto indica come non abbia senso questa misura del pass vaccinale, che introduce sostanzialmente, così a distanza di quasi 80 anni dalla caduta del nazismo, questo nuovo principio, questa così, diciamo, differenziazione dei cittadini in categoria, quelli con la stella gialla, cioè che non sono vaccinati e quindi non possono entrare nei locali, non possono viaggiare e chissà quali altre limitazioni devono avere, e quelli che invece sono, diciamo così, puri tra virgolette, ma poi puri non sono, perché anche loro si possono ammalare, e quindi in realtà il problema non c'è. E poi queste, già si parla ad esempio di una terza vaccinazione per il Pfizer, diciamo, perché ci sono le varianti, e quindi magari sulle varianti i vaccini effettuati non sono validi, bisogna fare ulteriori vaccini. Cioè siamo entrati in un mood sostanzialmente in cui dovremo, secondo queste persone, vaccinarci per tutta la vita in continuazione per così ingrassare le multinazionali del farmaco. Pfizer ha confermato che in un mese riesce a fatturare 1 miliardo. Sì, ha raddoppiato gli utili, guarda caso, Pfizer, guarda caso. Ecco, la Big Pharma sarà felice di tutto questo, evidentemente. E, mentre noi ancora rincorriamo la gente per portarla a farla vaccinare, evidentemente. C'è qualcosa che non funziona se da Wuhan arrivano immagini in cui la gente sta assembrata senza mascherine, assiste ai concerti, va nei mercati, va al cinema e al teatro o passeggia tranquillamente. Quindi qualcosa evidentemente non sta funzionando. Ma questo lo chiedo proprio da ignorante della materia. C'è stato questo fatto clamoroso del festeggiamento per lo scudetto dell'Inter, 30.000 persone in piazza, ammassate. Ora cosa succederà a Milano? Ci sarà una moria di persone? Assolutamente no. Cioè, se la gente tenesse a mente quello che accade e vedesse e vivesse con un minimo di prospettiva, già c'era stato il precedente. A Napoli, quando ha vinto il Napoli la Coppa Italia, ci furono grandissimi festeggiamenti, gente in massa. Cosa è successo in campagna dopo 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni? Assolutamente niente, perché tutti gli studi scientifici dicono ormai che all'aperto la possibilità del contagio e di trasmissione del virus è assolutamente minima, trascurabile, irrisoria, per cui tutto questo terrore che stanno diciamo, spargendo è assolutamente infondato, e in realtà è mirato esclusivamente a creare un clima di paura, di terrore, che poi è funzionale a chi deve governare, perché così, diciamo, mantiene tutti sotto scopa. Ultima domanda, Luigi Savoca, domanda da 248 miliardi di euro.
quelli che arriveranno nel giro di 6 anni dall'Europa. Come fa Italexit a dire lasciamo l'Europa quando l'Europa ti dà la possibilità di avere subito 25 miliardi per poterli impegnare nel PNRR, lo ricordiamo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Voi di Italexit come vi ponete di fronte a cotanto ben di Dio? Questo è veramente, cioè hanno talmente confuso la testa delle persone che stanno, diciamo così, presentando le cose in maniera totalmente falsata. In primo luogo noi abbiamo come obiettivo fondamentale, questo l'abbiamo detto, legato all'uscita dall'Unione Europea, la questione della sovranità monetaria. La sovranità monetaria significa che lo Stato può emettere moneta liberamente e può finanziare secondo le esigenze del territorio e del lavoro, diciamo, tutte le opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo del nostro paese, e in particolare per lo sviluppo del meridione della Sicilia, che come sappiamo ha bisogno di tantissime opere da sviluppare. Detto questo, però, per mantenerci per quella che è la situazione attuale, chiariamo subito, diciamo, una volta per tutte, che l'Europa non ci sta regalando assolutamente niente. I soldi che ci dà l'Europa non sono altro che i nostri soldi che noi versiamo al bilancio europeo, dopodiché l'Europa ce li restituisce come in termini di prestiti, subordinando questi prestiti al rispetto di determinati diktat da parte dell'Unione Europea, che ci dice come si devono spendere questi soldi. E cosa dobbiamo fare noi? E le riforme che dobbiamo fare noi, che riforme che significano sostanzialmente abbattimento delle pensioni, precarizzazione del lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, ma come facciamo a rinunciare a questi soldi? Ma perché dovremmo rinunciare a dei soldi? L'Italia, come abbiamo avuto già modo di dire in altre occasioni, è perfettamente in grado di approvvigionarsi non di 25 miliardi ma di 200 miliardi di euro anche annualmente tramite l'emissione di titoli di Stato. Oggi i nostri titoli di Stato sono richiestissimi dal mercato finanziario, sono talmente richiesti che noi li piazziamo a breve termine a tassi negativi, cioè ci pagano per prestarci soldi. Quindi il problema dell'Italia non è quello della mancata possibilità di avere determinate somme, perché questo noi lo possiamo avere anche con il sistema attuale, anche dentro l'Unione Europea, diciamo, emettendo dei titoli di Stato che verranno acquistati dal mercato e che il mercato ci richiede, in quanto la domanda è molto superiore all'offerta. Quindi il problema non esiste. Dopodiché, nel momento in cui questi soldi ci verranno dati, ripeto, sono i nostri soldi che diamo all'Europa, perché ricordo a tutti, l'Italia è contributore netto dell'Europa, significa che noi diamo più soldi di quelli che riceviamo, quindi ci perdiamo anche, diciamo, in questo rapporto soldi di dare e avere. Ebbene, questi soldi via via che saranno dati, a questo punto comunque noi facciamo una battaglia perché vengano spesi nel modo più opportuno, più corretto, e che per noi in Sicilia significa farla finita con questo, diciamo, disastro delle infrastrutture siciliane, le strade, le autostrade, le ferrovie, i nostri porti abbandonati e così via, e rafforzare questo tessuto, perché questo ci può consentire di essere competitivi anche in campo economico. Bene, grazie a Luigi Savoca per il suo contributo all'interno dell'informazione raccontata. Italexit, lui è coordinatore regionale. C'è movimento, c'è fermento attorno a Gianluigi Paragone e a questo partito? Sì, dico, posso dire, perché dico, a breve sarà reso pubblico anche da, diciamo, così alla stampa, conferenze, rendere pubblica notizia, che ci sono diverse forze sia del territorio ma anche di altri partiti, diciamo, più o meno, che si è in passato avevano assunto un profilo sovranista, diciamo, che, diciamo, vedendo il fallimento di questi partiti o il voltafaccia di questi partiti, si stanno rivolgendo a noi e stanno aderendo con una certa consistenza al nostro partito. Quindi siamo un momento di grande crescita delle adesioni, un po' che vengono un po' da tutto il mondo, diciamo, politico, diciamo, isolano, da diverse, diciamo, aree politiche e culturali. Grazie.